Nostro figlio rischia una condanna a morte. Poche righe accorate di una donna, madre non di un omicida recluso, ma di questo bimbo. Quando è nato 7 mesi fa, Charlie era un bambino uguale agli altri e come tutti i neonati era la gioia di Connie e Chris, i suoi genitori. Ma dopo 8 settimane ha iniziato a palesarsi la sua terribile particolarità. Charlie è il 16° caso al mondo di sindrome di deperimento mitocondriale, una malattia genetica che porta al progressivo indebolimento dei muscoli e a cui la medicina non sa ancora come rispondere. Ci hanno provato al Great Ormond Street Hospital di Londra, ma finora tutte le terapie si sono rivelate infruttuose. Per questo i medici hanno stabilito che l'unica strada possibile sia staccare la spina e porre fine alle sue sofferenze. Charlie riesce a muovere la bocca, le mani, ribattono mamma e papà, può aprire gli occhi e vederci e interagire con noi. Non crediamo affatto che stia soffrendo. I dottori si sono rivolti al tribunale di Londra perché vinca le resistenze di Chris e Connie, che invece vorrebbero portare il piccolo in America per un trattamento sperimentale. È costoso, si parla di oltre 1 milione di sterline. Finora ne sono state raccolte quasi 300.000, grazie a tanti donatori, che vogliono sostenere questa famiglia nella ricerca di una nuova possibilità, che solo gli occhi di un genitore riescono a vedere nell'orizzonte di una speranza sconfinata.